Queste sono le recensioni nostre, vi ricordo che siamo il policlinico con più recensioni positive, non basta averne tante, le devi avere anche positive, no? Quindi dovete sempre, quando guardare, quando scegliere avvocato, architetto, dentista, qualsiasi professionista, guardate sempre le recensioni, guardate il punteggio, ok? Qualche recensione negativa ci sarà sempre, è normale, è la legge dei grandi numeri, se c'è la conferma che lavorano bene. Se fossero solo 5 sarebbe un po' strano, false, soprattutto false se sono poche, 10, 100, 100 recensioni false, per esempio chiami gli amici da rubrica fammi le recensioni. In totale ne abbiamo 4.500 su Google. Poi ci sono quelle su Facebook, Bocca Bionica 2000, 5, 1286, 1383. In totale su Facebook sono 4.700, 4.99, con quelle Google, in totale sono 9.300 recensioni. Ci vuole poco o molto tempo per fare queste recensioni? Molto tempo. Significa che lavori da molto. Per quello è importante anche cercare un architetto che abbia molte recensioni, non solo di qualità. Significa che lavora da tanti anni, non da un anno. E se sono dopo tanti anni ancora a questo livello, significa che ha lavorato bene dall'inizio. Perché se no uno la può cambiare la recensione se si iniziano a rompere i denti. Quindi è importante che entrambi i parametri siano alti, sia il numero ma anche il valore. Questo vi ho dato un piccolo segreto per trovare un buon professionista. Andate a vedere le recensioni. Se addirittura non ha le recensioni, diffidate, che hanno chiuso la pagina delle recensioni e Facebook permette di farlo questo. Io non, ormai controllo sempre le recensioni prima di scegliere un professionista. E poi gli chiedo, fammi vedere un portfolio di casi come il mio risolti. Che ne so io che tu sei specializzato in quello, lo dici tu, fammi vedere 100 casi, case che hai fatto, appartamenti che hai fatto, come quello che devo fare io. Se cerco uno che costruisce palazzi, gli chiederò fammi vedere i palazzi che hai costruito. Se non ce l'ha, diffidare. Perché le persone appassionate conservano i casi che realizzano come se fossero casi di successo, da mettere nella bacheca dei casi di successo, di quello che hanno fatto. Quindi sempre chiedere, mi fai vedere persone che hanno già fatto questo? Se io dovessi farmi la chirurgia plastica al naso, cosa che non farei mai, una delle chirurgie più complesse e meno predicibili che esista, chiederei, mi fai vedere 100, 1000 nasi che hai fatto prima di toccare il mio? Mi dai accesso al gruppo Facebook dove ci sono tutti i tuoi pazienti curati, tutte le tue ex? Tu mi stai chiedendo di sposarti, fammi entrare nella stanza con tutte le tue ex prima di sposarti, no? Ah, non ce l'ho la stanza delle ex, un'altra volta. Ok, noi mettiamo tutti i pazienti in gruppo su Facebook, vecchi, nuovi, futuri, contenti, scontenti, trasparenza. Ci sarà quello scontento, problema si risolve, va risolto, non devi mettere sotto al tappeto. Devi risolvere i problemi, quello è il segreto poi di avere buone recensioni nel tempo. Non è che noi non abbiamo problemi, abbiamo circa 50-60 problemi, ok, ogni mese. Di quei 60 casi, il 90% sono sciocchezze. Ok, quando c'è quello grave si fa tornare in Moldavia o Romania e cambiamo l'arcata addirittura se serve, ci sono, ma li devi risolvere se vuoi mantenere questi livelli. Quello è un segreto, non devi avere paura di lavorare molto. Devi mettere in conto che una parte della tua giornata la dedichi a rivedere quello che hai fatto, che non è andato bene. Quello è il segreto. Non devi avere paura di lavorare, di operare, devi essere pronto a rimettere mano. Perché poi il mondo è un mondo che sta andando sempre di più verso le recensioni, è importante avere buone recensioni. Questa è la cucina dove lavorano i tecnici.